successo per la rassegna nazionale dei cori delle città legate dal culto del Santissimo Crocifisso che si è tenuto qualche giorno fa nella chiesa matrice di Galatone, un momento importante e qualificante organizzato dall'Associazione delle Città del Santissimo Crocifisso su invito del sindaco di Galatone Livio Nisi. Un percorso di devozione e promozione nato 5 anni fa che ha raggiunto, pensate, l'adesione di 20 comuni che rappresentano ben 5 regioni dell'Italia. Le ultime adesioni riguardano le città di Montemaggiore Belsito e Lascari in provincia di Palermo, San Lorenzo Bellizzi in provincia di Cosenza, Terranova Sappo Minulio in provincia di Reggio Calabria e Torchiarolo in provincia di Brindisi. Il sindaco della città di Galatone, Nisi. La rassegna dei cori parrocchiali è ormai giunta alla 4ª edizione, lo abbiamo voluto qui a Galatone perché diciamo un anno particolare per noi, quest'anno si concluderanno i lavori di sistemazione del Santissimo Crocifisso, del santuario, e quindi diciamo, abbiamo voluto iniziare con questa bella iniziativa che caratterizza l'Associazione dei Comuni e delle Città del Santissimo Crocifisso. La rassegna ha visto l'esibizione di 8 cori delle parrocchie di Gravina in Puglia, Rutigliano, Palo del Colle, Brienza, San Giorgio Ionico, Monteiasi, Monteroni di Lecce e Galatone. Il presidente dell'Associazione Città del Crocifisso, Alessio Valente. Con questa manifestazione noi vogliamo sia valorizzare quelli che sono i nostri cori, la nostra musica, ma allo stesso tempo rafforzare sempre di più questo legame, oramai non solo religioso, ma anche di tipo economico, culturale, tra le varie comunità che compongono questa comunità più grande che sono appunto i comuni del Santissimo Crocifisso. Una rete di comuni che, oltre alla promozione del turismo religioso con le sue tradizioni, ha tracciato un progetto Noi Eccellenze con un brand che identifica le bellezze paesaggistiche, architettoniche ed enogastronomiche dei comuni aderenti. Nel corso della serata sono stati nominati ambasciatori dell'associazione il vescovo di Nardò Gallipoli, Monsignor Filograna, il dottor Moro del quotidiano di Lecce e il professor Zacchino, storico noto nel Salento, il segretario del premio e dell'associazione Giuseppe Semerano. Che ha come tema Laudato Si, in omaggio a Papa Francesco per la sua enciclica. Questa sera abbiamo 8 cori che rappresentano le varie città che fanno parte dell'associazione, molti vengono anche fuori dalla regione Puglia, c'è il coro di Brienza per esempio della provincia di Potenza. L'associazione si sta sempre più allargando, abbiamo avuto in queste ultime settimane l'adesione di nuovi comuni, stiamo anche realizzando un dépliant che rappresenta le peculiarità culturali, paesaggistiche, non gastronomiche delle varie città. L'abbiamo già presentato, il progetto si chiama Noi Eccellenze, quindi noi andiamo avanti nella promozione dei territori e sotto la protezione del crocifisso.